a engorghissima richiesta. Animali fantastici sprizzi i crimini di Grindespritz. Come speciale per i 4 anni di canale. Grazie a tutti per le views, tutti gli iscritti, tutte le pubblicità. Yeah! Sì, vabbè, tutto bellissimo. Senti, se volemo andare d'accordo, non mi dovete nominare Pottermore, che mo si chiama Wizardry World, credo sia sempre quello. Non lo so, non lo voglio sapere, Lumagorno style. Ma io mi baso sui libri seri, quando la Rowling lo piava sul serio sto lavoro. Non mi baso sulla senilità di una vecchia che ha preso il web come suo diario da 12enne, dove scrive far fiction, de maghi africani che alcuni di voi supportano per mezza riga di libro capitoli di roba, bacchette fondamentali, ci se basa la cazzo di trama. Le bacchette sorpelli anacronistici, lo dice qua, si possono fare le magie pure con le mani. No, pagine dei libri, no, se no vale tutto, eh, se no Hermione veramente non è caucasica ma è asiatica. Sì, ha mai detto qualcosa al riguardo la Rowling? Ha detto che ha gli occhi. Spiegherebbe perché è così brava in tutto, perché studia una cifra. No, o vedi no. E poi animali fantastici. Io non sono il guru de sto cazzo ballo del ceppo. Voi mi avete reso tale. Guarda i views de sta playlist. Ma te lo giuro, sono troppe. Flexobus. Ma l'applauso non è per me, è per voi. Però io dico a mia e ti dico i motivi logici che mi spingono a pensarla in una determinata maniera. Il patto narrativo. Tu fai le magie con delle regole, io ci credo. Se me le spezzi io me incazzo. Questo faccio e cerco di fatte ride coi miei mini, tutte cose iscrittine. Questo è il lavoro mio e basta. Oh, io non ho preteso di avere la verità su niente. Cesiro. Detto questo, che sto scrivendo de botto, de getto, de aguamenti, senza aver visto il film, mi accingo a vederlo con la gioia. Primo perché, come dico sempre, io mi altero, ma mi fa sempre piacere rivedere il mondo di Harry Potter. So fan pure io, mi inalbero, ma perché ci tengo. Che bello poi, posso ridire Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. E poi perché so che non potrà essere peggio di quell'altro a retconnate e buchi di trama. Eh? Voi che a migliaia veramente mi avete scritto. Però mi pia bene, te giuro, voglio vederlo. Dai, fremo, fremo come Norcrux dentro un pollaio di basilischi. E via il mondo di Harry Potter. La presa male totale, manco quando vai all'ospedale. È peggio del settimo film. Perché morì Vagri, te spritz. No! Non ci credo! Non Pottermore! No! Iniziamo il film subito con Grindelwald. Oh oh oh, Grindelwald! Johnny Depp! So contento che lo fanno lavorare, mi è sempre piaciuto come attore. Fare un sacco di film con sto franchise. Almeno 5, no? Johnny Depp e una mosca che si avvicina, perché si sa dove si posano le mosche. Sulle barriere che ca incenerisci 7000. No, Anthony! Una mini barriera, tipo quella di Hogwarts alla guerra mondiali? Vorrà dire che intorno gli hanno messo tutti incantesimi? Ma così manco si può alzare. Questa è violazione dei diritti umani babbani, eppure dei maghi. Segue scena che non capisco bene, ma che poi capirò. Arriva una guardia, un cane che non sta bene per niente, e Serafina Piccheri, la presidentessa, la capoccia, vaghe capoccia del Macusa, il ministero della magia americano, che consegna il prigioniero al signor Spielman, un detective che lo porterà in Europa per fargli scontare i suoi criminiz. Di chi? Di Grindespritz! È il titolo del film. E mo riconosco pure chi è la guardia. Abernathy! Oh, caruccino pure lui. Gli hanno dato poco spazio l'altra volta. Spero che in sto film, o in quelli dopo, perché saranno più di uno, gli diano più minutaggio.
Vabbè, vedo che sta fatto come un Munchalf. Gli abbiamo dovuto tirare tutti incantesimi, perché è molto forte. Anche senza bacchetta, come abbiamo visto, non gli servono. Abbiamo dovuto pure cambiare le guardie, perché le cappottava a chiacchiere. Quindi siamo stati costretti a tagliargli la lingua. Ma diritti umani, papani! E i grifissate gli fate? Che tase conservate ci hai fatto il ciondolino? Noi gliel'abbiamo tagliata con la magia oscura. Gli poi ricresce, forse. E lo portano via, letteralmente incaprettato. Adesso penso ad Aberforth. Come la prende lui? Mamma mia, come sto! Non malissimo. E daje de carrozza de Terstal! Sì! O vedi ste cose? Sì! Bravi! Tutto così. Madonna che belli! Fanservice? Può essere. Ma belli! Abernathy consegna la bacchetta di Grindelwald e... una collanina. Cosa sarà? Non contenti d'averlo rintronato, a quanto pare lo vogliono pure far sbrattare. Perché guarda come parte questo. Ma tu vai? Ma tu te butti? Ma che deve andare su, no giù? È proprio Gardaland. Abernathy ci ha avuto una profezia del futuro imminente e la vuole fa finita. Inquadratura della bacchetta che ha in mano. La bacchetta di Sambuco! Cosa? Si smaterializza sotto la carrozza! Abernathy? Dentro la situazione è questa. Quindi quando la carrozza si è buttata, doveva andare così. Uguale, ma così. E qui sarà che ho flashato io che stavo a pensare a Griffiths? Sarà quello che ha detto Spillman? Ma io qua pensavo che nel ciondolino ci fosse la sua lingua! Ma perché l'ho pensato? Perché, come ti ho detto, io scrivo mentre vedo, eh? Questo lo sto dicendo col senno di poi! Ma perché allora mi dici che gli avete tagliato la lingua? E quando gli mostri il ciondolino... Niente più lingua sciolta, Così penso che ci sia la lingua dentro! Ma poi ripeto, non è una ferita da sfragnamento di magia oscura. Vedi orecchio di George, che non può ricrescere. Si rimedia! Guarda Harry Ossofast! Dittamo! Metti un po' di dittamo, piano piano, ma non ce n'è bisogno! Cioè sì, ma non per Grindelwald! Che imbruttisce al tipo. Te credo. Perché in realtà non è Grindelwald, ma Abernathy. E Abernathy è Grindelwald. E Spielberg è sempre lui. Uno scambio di persona. Pigheri, mi dispiace, ma avete tagliato la lingua a un innocente. Innocente nel mondo magico. Quindi Macusa, Moscucia, chi sbaglia paga! E come si è trasformato Abernathy? Da come ritorna lui? Non pare una trasfigurazione, ma la pozione polisucco! Basta, non la faccio più, sempre sta cazzo di pozione, per favore, basta. 7000 barriere, un antipolisucco, mai, mai. Non contento, Grindelwald, mica se ne va, se dà la macchia. No, li attacca proprio. Assalto alla diligenza! Con la bacchetta de Sambuco, già sta inquadratura ci potevo arrivare, Ma non ci ho pensato. Pensavo fosse un alleato a Abernathy. Uno alla Barty Crouch Junior. Ho sbagliato. Ma sempre col senno di poi. Avrò veramente sbagliato. Comunque Grindelwald usa la bacchetta. Bravo! Serpensoreta! Veramente? È Serpensortia? O ha trasfigurato le fruste, forse? Però bello. Continua così, film. Anche se te stai zitto, va bene. Incantesimo non verbale. Te sei forte, quindi lo puoi fare. Con la bacchetta, guarda. Pure i movimenti. Magari un po' cringe, sì. Ma da mago! Rimani così! Ma fa incazzare! In carcere Erasmus? Può essere! Vabbè, Expelliarma tutti quelli dentro la carrozza. Anche se questa parrebbe essere una magia che non solo ti Expelliarma, ma te punta la tua stessa bacchetta alla gola. È un Esper Grindelwald. Dentro la carrozza è tutto un confundus de scene. Dove se veneno e rispunta il doghino. Hello, motherfucker. Che forse i più attenti di voi potrebbero aver notato non essere veramente un doghino. E manco una lucertola, ma un chupacabra. Ebbene sì, la leggenda delle Americhe centrali. Letteralmente il succhia capre. E mi riviene in mente Aberforth. Però non è fatto proprio così. Ma va bene, qui è un animale fantastico, Bruce, l'hanno fatto più piccino. Ah, ma sempre pronto a fare di sangue. Intanto, de fori, i Terstal si improvvisano il signore, correndo sulle acque. Gesù era limitato a camminare, era più umile. Grindelwald si è rotto i toni della morte e li annega tutti, scatenando poi gli elementi. Manco dovesse arrivare a Thor. Alla fine vanno tutti nell'aldellà.
tranne a Bernati, che si rivela veramente essere un Barty Crouch Junior 1.0, perché ha abbracciato la causa di Grindelwald, del bene superiore! Io non voglio credere che faranno il triangolo Jacob Quinn a Bernati, e lui odia i babbani per questo e vuole schiavizzarli, anche se sempre col senno de poi dei fine film, ti dico che non si sa perché gioia Grindelwald così, ma almeno ieri spunta fuori la lingua, tutto a posto, vedi? Anche se un po' diversa. Al passo coi tempi degli Auror è rimasto solo Spillman, che gioca col Chupacabra. Spilla Spillman come Nipa. Antonio? Il Chupacabra è dei Grindelwald e si chiama Antonio. Oh, ma guardalo, ma è la Bulba Spinosa. Oh, sembrano avere una relazione migliore di Newt e l'asticello, che dà via come fosse una bacchetta per il riso. Allora è lui il vero amante degli animali. Mo lo joino pure io. No. How could this happen to me? Pezzo di merda di schiopodo! Amavo quella CGI! Mo tocca a Spillman, sì, vabbè, ma la CGI! Spillman si potrebbe ancora salvare, però, se solo riuscisse ad afferrare la bacchetta, lui! Perché Grindelwald, dagli de manine, ma che cazzo! Arresto momentum! L'incanto screenshot, presumo. Ma stavi andando tanto bene con la bacchetta. Oh, ma se mi volete dire che questo fa pure magie senza bacchetta, ce sto. Ma me devi pure dire come cazzo ha fatto Silente a sconfiggerlo col potere delle manine e la bacchetta dei sambucio che te faccio se mi viene addosso. Nome vero tramandato dai tempi dei tre fratelli. L'hai usata fino a mo'. Perché morivai de manine? Almeno non lo ammazza. Tutti l'ha sbragati, ma non Spillman. Splash! Perché deve ricordare che questo è il giorno in cui hanno quasi catturato Gellert Grindelwald, che mo va a fare i reati veri! Londra, Ministero della Magia Classico, quello che conosciamo noi. Rivediamo qui dentro Newt Scamander! 3 mesi dopo la grande fuga di Grindelwald. Insieme a lui c'è Piquet, l'asticello, che dopo la brutta storia con Gnarlach che t'ho detto, ha deciso che lo scopo della sua vita è rompe boccini a Newt. Gli sfonni i vestiti, gli dà fastidio. Bravo Piquet! Scopriamo che la ragazza arrivata mo è Leta Lestrange, la vecchia fiamma granchio di Newt, quella che ha aperto un'industria d'acqua in bottiglia, piena di galeoni così, mica si può far parir l'acqua, la legge dei Gump. Mo t'ho capito Newt, era amore, certo, Gold Scamander. Ma che ci fa Newt qui? Deve incontrare Teseus. Il fratello? Quello che ha ammazzato il Minotauro? Stronzo. Ora vuole che Newt entri nella famiglia del ministero. Citte proprio ha detto famiglia? Sì, stronzo e cringe. E vagamente mafioso. La famiglia. Ma poi io e lui siamo già fratelli. Siamo già una famiglia. Che cazzo vuole? Attenzione, sono interrotti da una bestia magica nuova. Il folletto. No, i folletti sono altri. Circolare devo spazzare, eh? Giovine, c'ha della polvere bianca sulla giacca. È forfora di Demigius. Vabbè, ma quindi il fratello è un pezzo a 90? Te lo direi se venissi a cena. Oh, c'è ancora speranza per loro due. Vuoi ripopolare la stirpe dei maghi? A cena? Da noi! Noi chi? Io e Teseus! No, ma sta col fratello, ma dai, ma i cliché! Ma chi sarà l'infame? Lui che desidera la compagna del fratello? O il fratello che gliel'ha fregata? Non so una scatola di tutti i gusti più uno, non è che me freghi! Pure io volevo andare con lui! Leta, rimetti a posto l'occhietti da cerbiatta sfatta. Perché le creature strane ti amano tanto? Non lo so, o dovresti chiedere a te stessa. C'hai ragione. Ma ecco che arriva Percy Weasley, Teseus, Mycroft, Sherlock, l'asparago, l'asperger. Siccome stiamo parlando di Sherlock, voglio cogliere l'occasione per parlare di sta cosa, perché mi dicono che Newt abbia l'asperger e per questo è un po' svampitello. O meglio, questo è quello che pensa l'attore Eddie Redmayne leggendo il suo personaggio. Io non lo so. Ma me stai a dire che vuole bene alle bestie, ha interessi limitati e ossessivi, cheat, perché ha l'asperger?
Peter? Non si circonda di amici, ha poche interazioni sociali, sempre per sto motivo? Ma a me non sembra proprio, anche perché mi pare che faccia amicizia subito con Jacob. E gli dice pure che gli vuole bene. Nelle parti finali è un eroe fatto e finito, Bus, parla con tutti, fa scene d'azione. Ripeto, non lo so, ma il fatto che ci abbia una personalità un po' così, no? Un po' eccentrica. E non c'è niente di male? È perché c'ha l'Asperger. Cioè non può esistere una persona un po' così particolare. Allora nel mondo di Harry Potter un mare di gente c'ha l'Asperger. Primo fra tutti Silente dei libri, non è cattiveria, va. Ma perché dovete mischiare le cose serie con sta roba? Però se mi dite che ha l'Asperger, pace. Perché Newt ha accettato di recarsi al ministero se gli vuole di de no? Perché in realtà vuole che gli si revochi la libertà vigilata tracciata dopo gli eventi dell'ultimo film. Vorrebbe lasciare il paese e partire all'avventura. Non si può, anche perché c'è il magico vid. No. La Brexit. Madonna. Ancora non ci hai detto che sta andato a fare l'altro film in America, tra l'altro. Dovevo comprare un Puffskin. Sta buono. Ok. Newt. Penso che siamo tutti d'accordo se affermo che ci hai rotto il cazzo. Ma vedi, col sorriso te lo dico. Sincero. Ma no per te. È che non siamo abituati a lavorare così tanto. Quindi senti, vado te pare. Ce frega niente. Ma lavora per tuo fratello Auror. Ecco che mestiere fa questo. E che poteva fare? Il mestiere più fico. Ma quindi c'era pure il film prima allo showdown? Fammi vedere. Ma sa di sì. Ma sa che è lui. Forse. Voi mi state chiedendo di vendermi. Sì, ma vattene a fancrorcrux. Ma per un bene superiore. No, quella è la frase di Grindelwald. Che è cattivo. Ma secondo me si tratta di punti di vista diversi. La cattiveria, la bontà, due facce della stessa medaglia, i servigi resi alla scuola. Ha tirato di sotto un sciupacabra. C'è sto. E vuole sovvertire il mondo magico, comandare i babbani, puro sangue gli vanno appresso. Ho detto che c'è sto. I fagadelli non mi interessano. Per il sciupacabra. La tua missione è scovare questo animale fantastico, Spruce. Orso Bimbo, Ezra Miller, Credence Barebon, l'Obscurus. Palla te presa male. Trovato, Arcimitero, quando mi pagate? Non è morto nel film prima, è ancora vivo. Ma che ne sapete voi? Avete visto pure voi la scoreggina andà via? Voldemort film 1 style? E se lo sapevate, perché non mi avete detto niente? Così fate, mi fate sta un anno e qualcosa a piagnelo perché non l'ho salvato e poi scopro che è ancora vivo. Adesè, mandatevene a Fancopscurus, il solito vecchio Scamander. Attenzione, dall'entrata si annuncia un personaggione. Aspettative che svaniranno miseramente. Chi è? Uno che sembra voler accettare il lavoro al posto di Newt e con metodi meno PEGI 12 rispetto a lui. Van Pelt. Gunnar Grimson. Newt non regge la pressione del confronto e se ne va. Tu miserabile codardo, un avversario prima o poi va affrontato. Allora Teseus esce per cercare di metterci una pezza. E c'è da dire che si capisce il rapporto travagliatino dei due. Magari sempre un po' criscettoso, fratello minore irresponsabile, idealista, che delude sempre l'Onisan, ligio al dovere, fedele al governo. Ma pure prima con l'Eta. Fino adesso si capisce, dai. Un pochino di amore fraterno. Oh, ha senso unico. Nemmeno. Perché ha una scusa per avvertirlo. Te stan campana. Perché te spizzeno? Azz. Cambiamo città. Parigi. La Tour Eiffel. La baguette. Che i francesi usano al posto dei bacchetti. Lo sai? No? Dagli 3-4 anni a Rowling. Predizione. I bulldog francesi. Vabbè, Parigi. Dove si trova Grindelwald? Che fa una cosa che veramente non capisco. Perché si ferma davanti una casa. Arriva un carro funebre, offerto gentilmente da Kainarst. Entrano in una casa babbana, ammazzano gli occupanti della casa babbana e li portano via subito dentro le bare. Quindi ecco perché si sono portati il carro. Non aprite un'agenzia di pompe funebri che mi mannate fallito.
vita la Daffo. Tu dirai facile, per occultare le prove. Ma questo non ha un cazzo di senso. È come andare a mangiare fuori e portarsi la tazza del cesso. Io ho capito per nascondere i corpi, ma trasfigurarli in due sassi e vaffanculo fuori dalla finestra, tanto so pure babbani. Come Barty Crouch Senior, trasfigurato in un osso e sotterrato, fine. Nei libri, perché nei film no. Era per questo sta sceneggiata. Perché se no, non ho capito. Il piano nome in codice per il bene superiore procede. Ci prenderemo tutto quello che ci spetta. Mo chi è questa? La top fan di Grindelwald? Bellatrix de Noartri? Sì. Fin da Rosier. Rosier, una famiglia famosa. Si sente un rumorino. Mi sa che hanno mandato via il Cassamortaro troppo presto. Perché guarda chi c'è. Harry Potter! Alpha Test. Oh cazzo. E mo? Ammazzalo. Ma che sei scemo, rimbarza tutto. Vai te. Dai una voncovata. Come? Una voncovata. Una cioccolata. Ma lo diamo schioppa, no, dotta. Una roncolata. Siamo a un impasse. Bambino, guarda fuori dalla finestra. Ci sono i tuoi genitori. Salti. Ma regà, aspetta. Stagna petta e babbana. Giusto. Stavamo a flescià. All'humus maxima. Avada Kedavra. Porco James. Un quarto d'ora di film. Farciata più gente dei Mandragore il secondo anno di Harry. Ok che la storia è cupa, ma è un film di Harry Potter. Fammi vedere un po' di magia. Mi accontentano con un incantesimo che pare più una citazione a Kingdom Hearts. Ventus. Liberandosi così dello spizzatore del ministero. La targhetta in ufficio è questa. Ammiriamo un artista di strada. Bravo. Poi si gira e sbam. Donna invisibile. Demigius con gusti particolari. Mano che gli dà una mano. No, si rivela essere una passaporta. Ma falla brillare di azzurro allora. Rosico. Un attimo, ma perché? Ma che ti costa? Così la riconosco e so contento di me stesso. L'ho riconosciuta, l'azzurro è il cuore della passaporta. Io le so le cose di Harry Potter. Che cazzo, perché mi fate questo? E tu dirai, una cazzatina. E ho capito, una cazzatina di qua, una cazzatina di là. E mo te dico una regola della vita. Non è che, le cazzatine vabbè, ma nelle cose serie uno è serio. È anche una scusa che te dico una amici tua. Perché è proprio nelle cazzatine che si vede se uno è serio. Se uno sbaglia le cazzatine, figurate le cose serie. Vediamo. Assassin Creedence ovunque. Pe annabbe cacchi. Silente. Jude Law. Un nome che è un verso. È troppo bello dirlo. Jude Law. Sembra un dialetto tirolese. Io lo è Jude Law. È Silente. Del 1927. Quindi ha... rapido calcolo bus. 46 anni. De mezza età pure nel 27. È del 1881. Silente, ricordamolo. Palindromo. Illazioni e Gellert, siamo solo amici. Palindromo, ho detto. E che vuol dire? Che può essere letto in entrambi i sensi. Entrambi i sessi? Gender fluido magico, lo famo a pozione Hogwarts. Zitto! E che ne so di sti tempi, nuove etichette sempre. Pensavo... niente. Illazioni! L'ha incontrato sul tetto perché... mi piacciono i panorami. E vabbè, non lo sapevo. A Silente piacciono i panorami. A Harry piacciono i treni. Ma poi a te piace la musica da camera e il bowling. Cheat Cioccorane, la più grande fonte di informazioni del mondo magico. E soprattutto te piacciono i sorbetti al limone. Silente, i sorbetti al limone. Silente. Altro nuovo incantesimo. Milanus. Silente distrugge la viabilità della città perché se devono far vedere incidenti stradali, persone cascate nei tombini. Per chiacchiera. Scopriamo però che Newt non è andato a New York per prendere un Puffskin e nemmeno per liberare il piccione fotonico sparaflescioso. Tonalato meglio come nome. Ma c'era andato per ordine di Silente. Questo potrebbe essere un colpo di scena, almeno avvezzi al mondo di Harry Potter. Ma io invece dico basta! Silente, sei sempre te! Sempre così fa questo! Da un secolo che fa danni! Sempre lo stesso schema! Manda avanti il pupillo del momento! Pezzetto di carne, de graporn! Ma non gli dice tutto, Non sia mai! O sai qual è il problema tuo, Silente? E che a te ancora nessuno t'ha mai menato veramente, capito? Te credo, sor più forte! Ho sempre sentito un'affinità con i grandi uccelli magici.
Chi pensa male forse ha capito come ragionano gli sceneggiatori, ma fuori da sto canale. No! No! Ma perché dice no? Dove? Nella mia famiglia! Ma chi lo dice? Qua la magi scocciata di tua madre Kendra! Dice no! Che una fenice appaia in soccorso di un silente in difficoltà! E il cosmo pavone tornerà! L'avevo detto in un video precedente, ma che cazzo state a fare? Che è sta stronzata? Obiezione! Vostro onore, le fenici si discostano dall'ultima affermazione di Silente, poiché noi non se inculamo nessuno! C'è frega niente di come ti chiami a coso! Le fenici vanno solo da coloro che risultano meritevoli! Er top del top! Mica stiamo a perdere tempo coi figli di solo i duri e i puri! Tipo la nuvola di Goku che faceva salire nessuno? Sì! E invece no, a quanto pare! Fanni a fenice de famiglia! E allora perché non ce l'hai? Bravo! Perché l'ultima ad averla fu il mio bisnonno. E quando morì, lei se ne annò. Ah, ecco, guarda. Per farvi capire che non vado contro per forza per il meme, porca puttana. Se me la metti così, ci potrei sta. Che fanni faccia un po' da talent scout della famiglia Silente? Forse qualcuno nasce buono. Quello che voglio dire però è che per me era più bella la roba che cercasse un altro meritevole. Fanni quando Silente muore, manco da Harry va a peditte. Ha ammazzato colui che non deve essere nominato manco per sbaglio. Non sei abbastanza. E tu pensi che va a cercare un altro fico proprio? Oppure in futuro tornerà da Harry, no? Chi lo sa? Mi piaceva pensarla così. E invece no! Il punto è che Credence è a Parigi e bisogna trovarlo. Where is Credence? Perché lo sai chi è, sì. E c'è ma che perché babre? No! Te lo dico, via. Incredibile, Silente dice qualcosa. E per essere il meno sospetti possibile, si imboscano dentro un pulmino. Spento. Silente è così desti sospetti. Pare che tu lo ruba. Che state a fare? Giovino! Ma i bar sono chiusi. Sì, perché hai snebbiato tutto. Bravo. Chi è Credence? I purosangue pensano che sia l'ultimo di un'importante stirpe reale francese. Ho già capito, sì. Ho letto il codice da Vinci. Lo sapevo che era vero. Il Sangreal è Gesù Cristo. Il fratello di Leta. Ah, ma quindi un Lestrange, eh? Adobe le fammi a sti cazzi. Un Lestrange che non vuol dire essere parente di Bellatrix. Che è una Black, non ve confondete. Vi conosco, mascherine a vincine. E qua Silente dice una cosa strana. E te la cito e poi mi dici te che hai capito perché... Senti, l'Obscurus è un gemello cattivo, un Eric, che ti cresce dentro. E se Credence ha un fratello o una sorella che ne possa prendere il posto, se può ancora salvare. Cheat. Ma che vuol dire? Che Leta deve piasse l'Obscurus e schioppar posto suo? Vabbè che mai conosciuto Porpettina, ma sacrificare così la tua ex o quello che è? Mi pare un po' troppo. Ma poi che fai? Gli estirpi l'Obscurus o lo trasferisci? L'esorcismo? Ma allora siete eretici per davvero? C'ha ragione il Papa a scomunicarvi? Oh, io ho capito questo. E corsenno di poi de fine firm, sto discorso fa capire che i fratelli de Credence che dovranno fa? Se dovranno sacrificare? No! Perché sono tutti vivi dopo! E chi doveva morire da mo' che è morto? Boh, non ci pensa. Guarda Gambit. Sei il mago più forte di tutti i tempi, i trucchi babbani. E mi rincazzo. Silente con l'impalmaggio. Capisco Harry Potter che è cresciuto con i babbani, ma Silente. Pure lui poi vestito Giorgio Babbani. Ma allora si rincoglionisce al primo libro che vaga a sottana. Perché sono vestiti tutti da babbani precisi? Ma che è The Prestige? Vai a morire dentro un box pieno d'acqua. Gli dà il biglietto da visita di una sua vecchissim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 iss
mica posso annacce! Se lo scoprono me sbattono ad Axus! Me sbattono ad Axus! Scabanna! Quindi mi dispiace, ma non se ne può fa niente. Sì, caruccetto che sei. Stamma a sentire. Oh, ma lo ignora proprio Silente. Newt parla, è lui. Via la chiave. Lo sai perché ti ammiro, Newt? No, e manco me ne frega un cazzo. Oh, ma a questo non c'è mai nessuno che gli ha detto: oh, non se fa come dici te. Basta, ma hai rotto i zuccotti de zucca. Sei tanto forte con i legnettini. Vediamo se i Protego te parano un cazzotto in faccia. A quanto pare no. Tu ricordi Aberforth?
Mamma mia, bravo Aberforth! L'unico che ha sconfitto Silente! Vero padrone della bacchetta di Sambuco! Vabbè, lo interrompe. Tu sei un puro. Non è una gara, eh? Però tu c'hai più purezza. Tu mi fai, stai facendo capire delle cose. Ti ammiro molto. Il dramma è che non so meme. Gliele dice davvero ste cose. Ma lo vedi che è Boris. Dove sta il martellone? Sicuro riciccia fuori. Quindi so che farai la cosa giusta. E qual è la cosa giusta? Ancora, non siamo ad Hogwarts, non interrogarmi, professore bastardo, ti stacco tutte le appendici. Trovarlo tu! Non sta funzionando bene. E io questo vorrei, se posso chiedere. Ma già hai detto di no al ministero, perché dovresti dare retta a me? Te capisco, eh. Vabbè, se mai fai così, ci penso. Grazie. Ci cascano tutti. Se posso chiedere io una cosa... No, Newt, non funziona così il rapporto pupillo-me. Perché non ce va lei? Pietrificus totalus vero! Sguardo che vuol dire tutto e niente. Meme! Base meme potentissima! Quando tu sia ti chiede della fidanzatina! Trovata nel bagagliaio! Io me do, ciao! E ricorda, prova pietà per i vivi! No, ho sbagliato bistecchina sacrificale! Ti è il biglietto da visita! Mi stavi per ghigliottina! E trasferiamoci insieme a Newt al numero 12 di Grimmauld Place! Non credo, sono un trono semplice. Vedo una strada inglese, Grimmauld Place. Entriamo a casa di Newt. E rieccolo Snaso! Snaso? Ma è lo stesso dell'altro film. Ha preso il virgolette, 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 mangime, virgolette, 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 dei Munkalf. E chi è st'altro coso puccioso marrone? Sempre uno Snaso! Si sboccia! Ma allora non è lui! Sono i cucciolini! Oh, ne voglio uno cazzo subito! Teneteli fuori dal recinto dei Munkalf però! Ma la madre, chi è? Banti? Questo si chiama Banti. E Sammutina? No, Banti è la stagista di Scamander, che sta eseguendo uno sbiancamento a Diletta Leucrotta. A Leucrotta! Un animale fantastis bruts preso dalla mitologia etiope, o comunque indiana. Perché gli animali fantastis bruts, non tutti ma quasi, anche quelli dei libri, sono ispirati a leggende esistenti, come i Pokémon, sì, lo so. In questo caso il Leucrotta nasce dall'incrocio tra un leone e un corocotta. Corocotta, cane lupo mitologico dell'India. Vabbè, tutto lo zoo della valigia l'ha trasferito a casa, dove pare ci sia meno spazio. Ma come cazzo funzionate? Rimane da medicare solo il kelpie, un demone acquatico che può assumere varie forme, tra cui quella di un cavallo alghettoso. E piccola curiosità, il kelpie più grosso del mondo è a Loch Ness. Ha un cavallo, quindi un cavalluccio marino. No, un cavallo de terra, acquatico. Cioè, ma proprio un cavallo subacqueo. Sì, ma non è una bestia magica, è un meme. O una città Poseidone. T'avevo detto d'aspettarmi per lui. Te stacca i ditini. Ma tanto li faccio ricrescere. Siamo maghi. Allora potevi almeno mettere il collirio ai Munkalf. Devono guidare, se li fermano gli Aurora li scioccano. Ci pensa Newt a risolvere la situazione. Come sempre. Ma prima... ma un po' di Knizzle Calling. Potresti toglierti la camicia? Potrei, ma me stai a guardare come Arthur Weasley davanti a un microonde. Ritiro il fatto del meno spazio, fino a una certa. Ma ho capito che tutti allargano le stanze o le tende o valigie, tranne appunto gli Weasley. Loro case Jenga. Non so, poveri, so scemi. Qualcuno lo dica. Ma non lo giochiamo in sti film, guarchiavo Weasley. Sarebbe figo. La prozia Muriel. Scena d'azione Newt vs Fratta. Come prima, non pensa male, fuori da sto canale. Newt infine riesce a domare la bestia. Cavalcatina, fiero becco vibes. Capito Aquaman? Vai a cercare le telline. Sta sotto tramina, finisce, beh. Gli emettono a pomatina. Cavallo goloso. Proprio mentre Newt sente dei rumori al piano di sopra, perché non si riesce a star tranquilli. Invece è tutto a po', perché Corinne e Martellone, Quinn e Jacob dall'America sono qui. Sono qui e felicissimi. Semplicemente fidanzati! Ma non eri stato obbligato dalla pozione acquazzone convenientissimo risolvi tutto a fine film prima? Sì! Ma quella pozione cancellava solo i ricordi brutti! E non ne avevo! E non ne avevo! Perché? Che ci sta che non so? Niente! Solo che l'Erumpent a sto Pumpent poteva coronare il suo sogno d'amore! Da quanto ti è tornata la memoria? Dall'ultima scena del film prima!
Ma un gufo per dimmelo? Perché vengo a sapere tutto un anno dopo e me lasciate nella tragedia? E tu sta Tina porpettina! A Newt, ma sta firma te la rimorchi a tutte! Scegliene una! Newt Scatinder! No, di fin da sta cazzata! Ma si comincia subito a capire che c'è qualcosa che non va. Ma De Arzi, ma che c'ha? Gli ha rimozzicato il purvincolo? Oh, ma non sta bene veramente! Io pensavo fossero sottotramine comiche, perché ormai, cioè, non mi aspetto più niente. Ma invece vede da sto filtro rosa, filtro in tutti i sensi. Ho già capito, un'altra Merop. Vediamo se ci ho preso. Tina non è venuta perché ha litigato con la sorella. O dice a me, bombardi una porta all'omorata. Perché avete litigato? Sai com'è, rapisco babbani. Non ho compreso. Mi lavo le mani. Giusto, giusto, il Magicoid. Avemo litigato perché non è permesso uscire coi Geomag. I Nomag, quelli. E in più, te sei scordato di dirci al film prima una cosetta. Corvo Nero? Un'altra Newt? Hai un problema serio. Ti sei scordato di dirci che te dovevi sposare. Non ve l'ho detto perché non è vero. Se sposa mio fratello, non io. Sì. E perché lei sta appiccicata a te? Perché stavo fatto di velenottero. Stavo estraendo il veleno, me lo so spruzzato in faccia. Me stava a regge. Sì. E perché ti guarda con aria sognante, manco fosse imperiata mlmlm? Fatta di velenottero pure lei? No. Perché mi sa che ancora gli piaccio. Ah ah! Sti europei ci provano con le americane perché pensano che siamo facili. E invece abbiamo standard altissimi. Guarda il mio uomo. E non intendo l'aspetto. Dico quello che ha dentro. È pieno di sentimenti belli, di ideali. Ripieno di sentimenti, glassato di ideali. Diglio l'amore. Digli un pasticcino di sentimenti e ideali. Mi vedo rosa. Quindi mia sorella sta conoscendo altre persone. E che lavoro fa? L'Auror. Dovrebbe essere il corpo più elitario del mondo di Harry Potter. Tutti l'Auror fanno. Nessuno che lavora seriamente. E come si chiama sto Auror? Achilles. Dai, Achilles Teseus. Non è un film di Harry Potter, è una ricostruzione storica. Achilles Tolliver. Tolliver. Tolliver ecco. Tolliveratto. Cazzo di nome, anche se mai quanto Tommaso Indovinello. Che soggettone di mortacci sua. Dicevi qualcosa sulla glassa di ideali. Per noi è un viaggio molto importante, perché ci sposiamo. Davvero? 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 Mazel tov! Che gli hai fatto? Quini, che è legilimens de natura, ricordiamolo, legge i pensieri di Newt. Li legge anche voltata. Nemmeno il contatto visivo gli serve come legilimens. Non c'è una logica. Non è una legilimens naturale. È caduta nel pensatoio da piccola come Obelix. Questo non è legilimens, questa è telepatica. Come funziona sta cosa? Vabbè, sti cazzi. Che gli hai fatto? Niente. Si è solo scordato come si beve. Succede ai babbani. Purelli. Siamo tanto felici. Allora facciamo un controllino. Newt fa un'altra mossa agli asticelli. Uno per uno, hai capito? Dove te li infilo? Stiamo trascendendo qua. Ehi Newt! Ma dici a me? Ah, cito film che non hanno ancora girato. Surgito. Eh no però, stavamo qua a divertirsi. Surgito alla mia futura moglie, non glielo dici. Infatti l'ho detto a te. Jacob la prende male. Plot twistone, ma de che? Jacob era sotto l'influenza di un filtro d'amore. Tutti gli indizi portano a quello. Ma lo vedi che ste pozioni le devi ritirare dal mercato? Le devi vietare? Non le devi insegnare alle ragazzine? Lo dico da anni ormai. Jacob, il nuovo Tom Riddle. Senior. Riproviamo. E Giacobino si sposa. Con chi? Con te? Mica c'è starà le rumpet! Jacob non si ricorda niente. Ma come? Allora forse non era un filtro d'amore. Era un incantesimo random di cui non sapremo mai il nome. Perfetto. E questo è il suo ruolo nei film. Fare le cose e scordarsele. E Newt sembra stupito da questo. Oh, ma gli hai visto una gif di San Valentino esplodergli in capoccia? Mo fa la faccia tutta... Queenie? Queenie, come ogni persona adulta che si prende le sue responsabilità, figlia di una generazione precedente quando la gente era seria, a testa alta, fugge! E
Jacob la insegue. Quindi si ricorda veramente sia di Newt che di Queenie. Il mistero si infrattisce. Ma adesso Jacob, come Tom, la lascerà perché è stato ingannato. Quindi nuova Merop confirmed. Nuovi ugualmente. Anche se stiamo nell'anni 20. Perché in teoria Merop è morta l'anno scorso, durante il primo film, nel 26, anno di nascita di Voldemort. Oh. Comunque, dai, Jacob, ha calpestato i tuoi diritti. Il libero arbitrio non ti rispetta. Digliene quattro, bus. Amore. Ma guarda che sei. Chissà perché lui non la lascia. Perché quando gli ricapita, cioè, lei mica è bruttina e strabica, cioè, la perdona perché la ama. Se fosse stato Jacob a incantare lei, sai, l'ardemonio dei scandali. Ma tanto sto francese ne ha così pochi. Però veramente si ricorda tutto. E veramente si amano. Quindi l'ha incantato solo recentemente, per sposasse in Europa, visto che in America non si può, perché non li vedono di buon occhio, ma di malocchio. E noto similitudini con qualcun altro che non si può sposare per ste cazzate nella vita vera. Ma magari ne parliamo con Silente e Grindesbritz. Jacob è contrario a questo matrimonio. Io sono una maga onesta! Ma anche se sei onesta, se me sposi te carcerano. Ecco perché sono contrario. Oh, carine. L'avevo detto pure all'altro film. La storia loro c'è sta. Soprattutto perché negli arti Harry Potter, a parte Merop che hanno tagliato nei film, mago maga con babbano babbana non lo fanno mai vedere. Starò invecchia ad ammollamme, a smollicciamme, ma c'è sta a approfondirlo. Non hai bisogno di darmi il Rufus per amarti. Anche perché sarebbe illegalino e la gente te guarderebbe male. Ma qualcuno doveva fare qualcosa, visto che tu sei stato troppo codardo. Cagasotto. Pollo fifo. Per prendere l'iniziativa. Nessuno mi chiama codardo, cagasotto, pollo fifo. Io sono stato in guerra, oh. Lo sai cosa ho dovuto fare? Non vorresti leggimentarlo, fidati. Sei tu che contro la mia volontà mi porti a Londra. Queste sono cose che farebbe una pazza io. E se mi guardi con qua la faccia, che te devo dire? Eccentrica? Comunque non l'ho detto, ma l'hai pensato. Non è vero. Stavo pensando che sei un surgito. Pazza sciroccata, sciroppata. Era ovvio che stava fuori come un tritone questa, se no che si metteva con me. Una ragazza può essere pazza, purché però sia altrettanto gnocca. Vado da mia sorella. Amore. Quando vogliono se smaterializzano istanti in America. Newt, settimana in barca. Ma perché non è in America, Tina? Ma a Parigi. Uguale, sempre tra stati si smaterializzano. Magari non si può tra i continenti, perché c'è l'oceano. Ma nessuno l'ha mai detto. Voglio creare io delle regole, guarda, cioè, visto che non ce lo dicono. Se no vale tutto e niente ha senso. Si ricrea il dinamico duo Jacob Newt. Via l'avventura. A meno che non canti l'augurei, la fenice irlandese, perché il suo canto preannuncia la morte. Eccolo. Shit. Guarda che io me te ricordo, eh? De Curse e de ragazzino. Non parlamo di quello qua. E tu non parlare proprio. Shit. Tina è a Parigi e sta cercando Credence pure lei. E allora è deciso, se non l'ha smosso, il fare la cosa giusta. L'amicizia con Silente, il ministero. Cosa gli smuove le chiappine a Newt? La fretta di arrivare alla verità e aiutare un ragazzo in difficoltà. Lasciando gli animali fantastici sbrizzabanti, che tanto ci hanno avuto spazio al primo film, meno CGI risparmiamo, tranne gli snasi. E quelli mi porto. Se no chi fa bordello? Chi manda avanti la trama a caso, eh? Portamosi i cuccioli cleptomani. Sì! Scene Gans sempre di più. Porpettina, ciao! Siamo a Parigi, quindi. E lei sta entrando nella Diagonale francese. Questo mi fa capire che c'è sta sempre un quartierino dei maghi in tutte le città. E questo è bello. In questi giorni, poi, si esibisce il Circo Arcanus, signore! Chi c'è? Io lo so chi è questa. Nagini. O dicono subito. Perché si chiama Nagini? Magari un'amica di Voldemort che conoscerà dopo e ci chiamerà il suo serpente preferito in suo onore. Vediamo. C'è pure Credence. Sì, sì, vabbè. Ingabbiato. No, è ingabbiata Nagini. No, tutti e due. Vabbè, pulisci il cappa. Creature del folklore giapponese, famosissime. Abitano i fiumi, i laghi, le pozzanghere e le vasche da bagno, tirando de giù i malcapitati. Sono un po' come la
vicini, sì. Ma si differenziano da loro perché, come nel folklore reale, hanno una cavità in testa piena d'acqua. Fonte... acqua fonte! Strangolami per favore! Fonte della loro forza! Detto questo, via con lo spettacolo del Mortacictus! Maledictus! E che cos'è? Visto che mai visto, mai sentito manco questo. È una persona che ha una maledizione del sangue. Temilo! E che gli succede? È destinata a trasformarsi in bestia. Ma dici una lumaca? Non spoilerà! Ao Circo Arcano. Maledizione del sangue. Bestia. Rowling, ti piace giocare a play? Guardate, Nagini si trasforma in serpente! Ma va, ma quella è un animagus! No, sembra, cazzo. Vabbè, ma una certa rimarrà serpente per sempre. Semprente. Ma quella è un animagus scrauso! Rivoglio i miei soldi! Ma poi che me stai a dire? Che questa è la Nagini di Voldemort! Rimasta maledetta per sempre! Ma che cazzo è una principessa Disney? L'incantesimo del lago per i rettiliani! Quindi dentro Nagini c'è sempre stato un cervello umano? Eh sì, per questo si comportava in modo strano! Ma non era perché era il suo serpente preferito? Poi diventato Horcrux! Faceva come voleva Nagini, perché ci parlava in serpentese! E questo è il bello del serpentese! Che i serpenti te fanno salve! Quindi lei è il secondo Horcrux umano? Perché il primo è sempre Harry, visto che è la nascita. Eh no, ma diventa serpente, poi è serpente e basta. Ma è serpente umana allora? Perché se è solo serpente, si comportava in modo strano da Batilda Bat per la connessione con Voldemort. Perché Voldemort la controllava, così come cerca di controllare Harry attraverso l'Horcrux. Oh! Lo conferma pure l'attacco di Arthur Weasley, di Nagini. C'è Harry dentro Voldemort che stava dentro Nagini. No, no, perché è umana. Guarda, va bene, ma come ne frega troppo. Ma il punto è che cosa aggiunge alla trama? Il perché de sto retcon? Oh, regà, alla fine il serpente di Voldemort è sempre stata una cinese. C'entra niente il serpentese. Detto cinese solo per fare la rima, non so la signorina asiatica da dove venga. L'Horcrux, c'entra niente. Quello che t'hanno fatto capire in 7 libri, no. Una cosa in più per un personaggio terziario. Vabbè, e il serpente che parla Harry al primo film? Pure quello. Era Pablo Escobar. Non è morto. Mortacictus pure lui. Ma poi quanto... No, tu giuro, mo dico tutto. Tiro fuori tutto. Ma quanto cazzo campano i serpenti poi? 20 anni massimo. Ma dove vanno Nagini negli anni 90? No, però la durata è quella umana. Sì, quanto cazzo... Quando ve pare? Ma che centenaria nei 7 libri? Gli devi legare un bastone intorno. Quante domande? Ma frega niente delle risposte, a meno che voi non ce l'abbiate. E anche a Credence gli frega. E vuole scappare portandosela appresso, liberando i Firedrake, lucertoline alate che sparano scintille. Cioè, i Firedrake hanno 4 zampe, i draghi 2. Ok. Delle lucciole incazzatissime. Smozzicata a mangiafuoco. Evasione riuscita. Panico in città. Si è liberato pure lo stregatto steroigatto. Chi lo ferma? Non noi. Ma fate la cosa giusta. Pensate al prossimo. Giusto. Cioè, pensa al prossimo. Che è Tina. E un elfetto. Ah, ciao vicino. E un signore di un colore che fa alzare il sopracciglio a Tina. Oh, è pur sempre una del 1927 in America. Satira. Possiamo voler credere che Tina, Jacob sono tanto carini perché li conosciamo, finché lui non si siede sul pullman insieme a loro. Tutti amici, sono figli del loro tempo. Non ve lo scordate mai. Non gli vogliate troppo bene. Come si chiama sto signore? Yusuf Kami. Kama. Ma che onore! Come ha fatto a fare tutti quei follower? E guarda caso, pure lui cerca Credence. E che cazzo? Mo' mi metto a cercarlo pure io. L'effetto gregge. De Occami. Lui lo cerca perché può essere che sia un suo lontano parente. Ma pure lui Lestrange. Ma i Lestrange so bi... Oh, polari! Lei mi sembra una personcina così a modo. Non si lasci ingannare dalle apparenze, mi creda. Tu le leggi? Le predizioni di Tycho Todonus. 25-17. Guarda note, prego, sto a posto con le profezie, no. Basta profezie. Infatti per adesso non ci è dato sapere cosa sia sta poesia. Ma Kama dice di avere delle prove della sua parentela con Credence. E dove? Della... Vi è con me. C'ho le api frizzole. Ok.
Harry Potter, che bello, modo magico. Riecco Grindelwald, che se fuma i mandragore. No, è un Obscurus, credo, che diventa un ologramma di Credence, con annesso spieghino per i mangiamorte vintage. Carrow, Craft, Krall, Nagel e Vindarosiel. Credence dovrà venire da noi. Mannamola pia, deve venire lui spontaneamente. Ma quando ci viene? Mi fa far monologo? Scus? O vuoi fare te? Prego. Chiedevo solo, perché tengo al progetto. E qual è la più grande minaccia del nostro progetto? L'educazione e l'istruzione dei giovani maghi, così non si lascerebbero fregare a sti estremismi? No! Anche se un po' sì. È Albus Silente. E l'unico che può uccidere Silente è Credence. Perché? Ma la smetti di cazzate! Quello mena, forse pure più di te. Mena abbastanza nelle sue giornate, sì. Fossi in te, a fine film, mi metterei una cremina solare. Protezione 666. Nel loro viaggio inaspettato, Sboots, Jacob e Newt sono arrivati in un posto che, boh, Dio giocava a Minecraft e si è scordato di renderizzare un pezzo. Ma dove stanno? Sono nelle Eastbourne Seven Sister Cliffs. Sette sorelle! Che coincidenza, Boots! Parlando di sorelle, loro sono alla ricerca di Queenie e Tina, oltre che di Credence. E c'è un uomo con un secchio. Ma per adesso ci fermiamo. Ci vediamo a settembre con la seconda parte. E un'altra sorpresina per fine settembre. Tutti i personaggi sono affaccendati con le loro cosine. Tutti vogliono scoprire i nuovi retcon senza senso. La parte 2 mi parte un pormone. Per scoprire la verità sull'Eta, su Credence, su Grindelwald, su Silente, sugli Snasi. Dov'è la madre degli Snasi? Si sarà sacrificata anche lei per proteggere i piccoli dall'asticello morto e quindi ora hanno la protezione? Non credo. Buone vacanze! Ma chi sei tu? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Chi...